Avevamo la necessità di far sì che tutti gli alunni del liceo classico e del liceo artistico iniziassero le lezioni in presenza fin dall'apertura della scuola programmata per il 24 settembre. Abbiamo fatto una ricognizione nei nostri locali, nelle aule, e abbiamo notato che c'erano numerosi banchi doppi che per le loro dimensioni ingombravano molto all'interno delle aule e quindi non consentivano con la individuazione dei percorsi e il distanziamento fisico che i ragazzi debbono mantenere l'accoglienza di tutti gli alunni. Pertanto abbiamo riflettuto sulla possibilità di un taglio riducendo il banco singolo, il banco doppio, il banco biposto ad un banco monoposto. Ciò è stato possibile grazie anche alla nostra idea che ha trovato un bravo artigiano falegname il quale si è reso disponibile a realizzare questo tipo di modifica nella sua falegnameria. Il costo dell'operazione è di 16 euro IVA compresa per ogni banco che viene adattato da banco biposto a banco monoposto. Abbiamo guadagnato circa 120 posti a sedere. Ciò sarà molto utile perché alla fine con ogni probabilità riusciremo a far sì che tutti gli studenti di entrambe le scuole, di entrambi gli indirizzi di studio, sia del liceo artistico che del liceo classico, sarà possibile accoglierli a scuola. Un po' più difficile era avere la presenza degli alunni del liceo artistico, però con questo intervento e con questa modifica saremo in grado di assicurare a tutti la didattica in presenza già fin dal primo giorno di scuola. Ci crediamo da sempre nell'idea che la didattica in presenza sia tutt'altra cosa, l'educazione alla socialità, l'educazione ai rapporti umani, la possibilità di avere i ragazzi a scuola che tessono relazioni. Questo era l'obiettivo fondamentale. La scuola non è solo contenuti disciplinari, è emozioni, gioia di vivere, sapersi confrontare, sapersi misurare. La scuola è luogo di confronto, di dialettica e quindi luogo di crescita culturale nella formazione umana innanzitutto, che è uno degli obiettivi prioritari che la scuola deve mettere in conto.